Ciao a tutti e benvenuti su Sole Cose Nove. Eccoci arrivati nell'ultima puntata della fermentazione casalinga dedicata proprio alla spremitura delle mele che ho qua dentro. Ne ho veramente un sacco. Saranno all'incirca una decina di chili. Non andrò a spremerle a mano perché non ne ho assolutamente voglia, ma utilizzerò il mio fido masticatore o spremitore, qua io non so esattamente come venga chiamato, io l'ho sempre sentito chiamare masticatore perché non è proprio una centrifuga, ma ha questo coso qua che le schiaccia, le spappola, così da recuperare tutto il succo delle mele e andarlo poi a fermentare, tuffandoli dentro il lievito che abbiamo fatto crescere per un paio di giorni all'interno dell'agitatore magnetico che abbiamo costruito insieme. Ma intanto, se questo video vi sta piacendo, vi ricordo che potete mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere altri contenuti di questo tipo e aiutare il canale a crescere. Grazie! Inoltre sul sito web www.solocosenove.it trovate ben due mini corsi gratuiti, uno di cucina e uno di fotografia, accessibili tramite il form della newsletter gratuita. Ma intanto ricapitoliamo un attimo quello che è successo in queste settimane. Allora, innanzitutto ho costruito l'agitatore magnetico per fare lo starter del lievito. Ha funzionato perfettamente perché adesso il liquido è veramente torbido, quindi all'interno c'è parecchio lievito pronto a essere tuffato dentro il fermentatore, questo qua che abbiamo costruito anche questo da zero. Qua ci sono le mele da spremere. Prima di andarle a spremere ho sanificato, pulito, lavato tutto con, nel mio caso, ipoclorito di sodio, cioè candeggina, cioè nel mio caso ho utilizzato la mucchina semplicissima perché ce l'avevo in casa. Ora, oggi mancano alcune cose perché purtroppo non le trovo più, non ho più il densimetro, quindi non saprò dirvi quanto sarà denso il succo iniziale di mela che estrarrò a breve e non potrò fare il calcolo anche sulla densità finale e quindi sulla percentuale alcolica che verrà generata dalla fermentazione. Al di là di questo, quando sarà finito il prodotto, si può bere direttamente così perché la fermentazione del sidro lo rende già buono così com'è a fine fermentazione. Se volete però farlo maturare, potete trattarlo tranquillamente come un vino e lasciarlo maturare da qualche settimana fino a 3 mesi. Come sempre, se vi piace frizzante, potete aggiungere nella bottiglia un goccino di zucchero, mettete una bustina di zucchero più o meno come quantità per fare la rifermentazione in bottiglia, visto che i lieviti saranno ancora vivi e attivi all'interno della bevanda quando la imbottiglieremo, e questo andrà a sviluppare le buonissime bollicine che a me piacciono, e quindi penso che farò così. Adesso però siamo giunti al taglio delle mele, quindi mi sono munito di un pratico assetto del coltellino, coltello da cucina, normale, classico. Vado a scoperchiare il fermentatore dove all'interno ho tutte le mele, le tiro fuori e le vado a tagliare a pezzetti. Devono essere dei pezzetti che poi entrano qua dentro nel masticatore, nell'estrattore, in modo da poter poi estrarre il succo in maniera semplice. In questo caso direi che potrei tagliarle ad ottavi, dai. Non vado a togliere il picciolo, non vado a togliere neanche i semi, non tolgo niente, a parte qualche pezzo un po' marcetto, come in questo caso, questo pezzettino qui lo vado ad eliminare. L'uso perché non voglio che vengano degli odori sgradevoli o magari che ci sia qualche piccola infezione della bevanda. Facciamo spazio per tutte le mele perché sono veramente un sacco, poi tagliamole a pezzettini. Nel frattempo che riempio il fermentatore con le mele tagliate a pezzi, che poi andrò a buttare nell'estrattore e facciamo il succo che poi riandrà anche lui nel fermentatore, insomma tutto sto giro qui, vi dico che questo è un primo esperimento che ho voluto fare con voi, riprendere anche in mano la fermentazione casalinga, una roba che non facevo da anni. Come sempre io vi sconsiglio di consumare alcolici perché l'alcol fa male, è una molecola che di per sé è cancerogena. Chiaramente il nostro organismo è capace di gestire anche le molecole nocive, come in questo caso l'alcol, almeno in piccole quantità, ma in linea generale meno se ne consuma e meglio è. Se ne consumate niente è sicuramente meglio. In questo caso io sto utilizzando delle mele Fuji, direi, mi sembrano delle Fuji se non ricordo male, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di mela vogliate per fare il sidro. Addirittura potete partire direttamente anche dal succo di frutta, quello già fatto. Quello di solito lo fanno partendo da degli estratti concentrati di mela, che sono quelli che poi spesso vengono utilizzati anche per le marmellate, ma questo è un altro discorso. Noi in questo caso partiamo direttamente dalle mele, sarà un po' più lungo perché appunto ho dovuto lavare le mele, le dovrò andare a spremere una per una nell'estrattore, però il risultato dovrebbe essere migliore.
come costi, però probabilmente il succo di mela base, partendo dal succo di mela, è un pochino più basso, così come anche la semplicità, perché in quel caso andate a buttare direttamente il succo di mela nel fermentatore con il lievito e avete finito. Qua intanto c'è un profumo di mela veramente buono, delizioso. Non so se a voi piacciono le mele, io sono un frutto che personalmente adoro. Quest'anno le pere sono aumentate tantissimo, altrimenti si poteva fare anche un sidro di pere. Io ho le mele a disposizione, quindi userò le mele. Queste non costavano neanche care, ho comprato le cassette intere per pochi euro. Allora, prendiamo le mele e pezzettino alla volta le mettiamo nel masticatore estrattore che dir si voglia. Ecco qua, il succo è bellissimo, ha un profumo stupendo. Andiamo a passarlo comunque in un colino perché non si sa mai, dovrebbe rilasciare ancora un po' di grumi nonostante l'estrattore va a separare la parte solida da quella liquida. La parte solida che è uscita dall'estrattore non buttatela via, metteteci dell'acqua e ributtatela dentro l'estrattore perché verrà fuori ancora un sacco di succo di mela e di aromi buoni da tenere nel sidro. Come vedete, questa è la seconda spremitura fatta con l'acqua e gli scarti della prima spremitura. Questa parte filtrata qua rimane ancora molto dolce e si può utilizzare tranquillamente per fare dei biscotti che verranno eccezionali, magari faremo dei biscotti insieme, mentre questa parte che è proprio secca e c'ha ormai più poco da dare si può utilizzare ancora magari per qualche impasto di panificazione oppure semplicemente in giardino se avete una compostiera o gli animali a cui darla. E finalmente il momento tanto atteso, l'inoculo del lievito. Andiamo a staccare l'ancoretta dell'agitatore magnetico così smetterà di girare. Togliamo la carta stagnola, annusiamolo. Ha un profumo molto molto di lievito, molto buono, anche un po' dolciastro, mi piace. Vado a filtrare anche questo e lo tuffo nel fermentatore. Magari lo agito ancora un po', ma era ben mescolato. Eccola lì, l'ancoretta magnetica. Il lievito è dentro il fermentatore, possiamo spostare questo. Mettiamo il tappo al fermentatore con il gorgogliatore e nel gorgogliatore andiamo a mettere un goccio di alcol o grappa, quello che avete a disposizione. La cosa migliore è comunque utilizzare un alcolico perché così nel caso qualche gocciolina cadesse dentro al fermentatore non ci sarebbe problemi perché sarebbe già una bevanda alcolica. E lo lasciamo fermentare per un po' di giorni. Adesso vediamo quanto tempo durerà la fermentazione. Immagino che durerà da un minimo di 5 giorni a un massimo di 2 settimane. Lo sapremo quando il gorgogliatore smetterà di fare le bollicine.